Le ingiustizie del trasporto urbano, il più popolato quartiere a Cretina tagliato fuori dal servizio pubblico. È bella da visitare, una città in cui è bello vivere, ma se per visitarla impieghi 10 minuti con più opzioni di viaggio tra pubbliche e private, per viverla ne devi attendere 45 di minuti alla fermata, oltre a dover fare un cambio vettura a metà percorso, vuol dire che siamo ancora lontani dall'obiettivo. La soluzione più volte ribadita di sostituire le lunghe e tortuose circolari di quartiere con altrettante semplici dorsali in linea, riducendo distanze e tempi di percorrenza degli autobus, ha avuto bisogno di un anno di gestazione e sperimentazione perché l'amministrazione se ne convincesse. La recente attivazione della dorsale esterna costiera da e per la Mazzarrona porta a 4 su 5 le linee a suo tempo proposte. Per completare il quadro, oggi manca ancora una dorsale centrale a servizio delle zone Borgata, Tisia, Bosco Menniti, Italia. Modificare e allungare la linea 111 fino al Parco Robinson, collegando i due parcheggi, Fonplatena e Sgarlata, 800 auto posti totali, trasformerebbe un servizio turistico in una dorsale cittadina a servizio di uno dei quartieri più popolosi, come quello di Acradina, l'unico rimasto fuori dalle linee dirette del trasporto urbano e costretto ancora ad una circolare da 45 minuti che diventano un'ora e mezza nei weekend e relativi cambi vettura. Con un terzo della flotta size costituita da mezzi di piccole dimensioni, praticamente furgoni, oltretutto non ci sarebbe nessun problema a far compiere loro il percorso dalla stazione al Parco Robinson, passando per Viale Regina Margherita, Viale Luigi Cadorna, Via Fonplaten, Via dell'Olimpiade, Via Tisi e Via Alessandro Specchi. Una dorsale cretina semplice e intuitiva, capace di dare anche una risposta tangibile ad un'area appena riqualificata che parla di pedonalizzazione come il Cenaco e dove l'apparizione di un bus di colore rosso lungo il viale dei negozi avrebbe un sicuro successo, offrendo finalmente un'alternativa reale all'annoso problema parcheggi. Queste le dichiarazioni di Carlo Gradenigo, ex assessore comunale e presidente di Lealtà e Condivisione.